Ho parlato della storia dei sistemi operativi a lungo ed è giunta l'ora di aprire il vaso di Pandora e andare a capire nel dettaglio che cavolo è un sistema operativo. Questo non è un video, ma è l'inizio di una lunga serie di video e oggi fornisco solo una panoramica. Quindi iniziamo. I nostri computer sono dei sistemi piuttosto complessi. Ci sono circuiti elettronici e ognuno di loro va a velocità diverse, per non parlare delle periferiche che, a parte la loro lentezza, devono operare anche delle parti mobili. Immaginate la stampante. Come utenti non vogliamo dire alla stampante metti la testina là, spara il colore, muoviti di X millimetri, spara dell'altro colore. Prepariamo un file e lo mandiamo in stampa e non ce ne preoccupiamo più di molto di quello che succede dietro le quinte. Ma quel lavoro che vi dicevo, qualcuno lo deve fare. Per questo motivo esistono i sistemi operativi. Ma cosa fa esattamente un sistema operativo? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini, io sono Valerio e questo è il primo video di Under the Hood di una lunghissima serie di video che seguiranno nelle prossime settimane. Questa serie di video su sistemi operativi è basata su questo libro. Questo qua. Modern Operating System di Andrew Tannenbaum. L'unico problema di questo libro in particolare è che è la seconda edizione. Seppur i concetti fondamentali dei sistemi operativi bene o male non sono cambiati negli anni, alcuni dei temi che andrò a trattare saranno un po' riadattati in chiave moderna. Ma prima di cominciare a parlare di sistemi operativi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con gli altri video che porto basati appunto su questo libro, perché come vedete è molto spesso e quindi ci saranno tantissimi video. Inoltre, se volete supportare il mio lavoro instancabile, da oggi potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, link in descrizione. E adesso proseguiamo con la nostra panoramica vedendo cosa fa un sistema operativo. Dunque, lo scopo del sistema operativo è quello di gestire le risorse del computer e di fornire un'astrazione dell'hardware. Adesso andiamo a vedere questi due scopi principali separatamente. Fornire un'astrazione dell'hardware è bene o male quello che vi ho detto. Noi come utente, ma neanche come programmatori, non ci vogliamo preoccupare di come una stampante deve operare. Ma quello che ci limitiamo a fare è di dire cosa stampare e qualcun altro ci pensa per noi. La stessa cosa sono i file nel disco. Noi li vediamo belli, organizzati in file e cartelle, ma in un disco, dal punto di vista fisico, non ci sono file e cartelle, ma lunghissime stringhe di byte messe in settori, in cilindri, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la gestione delle risorse, un sistema operativo deve fare in modo che ogni programma in esecuzione abbia quello che serve, evitando che gli altri programmi in esecuzione si calpestino in qualche modo i piedi a vicenda. Prima di scendere in dettagli, è importante vedere dove si piazza all'interno del nostro computer un sistema operativo. Per rendermi le cose semplici, utilizzerò il termine computer per indicare una scatola chiusa che comprende dei componenti elettronici e dei programmi. Se mi voglio riferire ai soli componenti elettronici, utilizzerò il termine hardware. Quindi, se apriamo questa bellissima black box che ho chiamato computer, abbiamo al livello più basso, appunto, l'hardware. Poi abbiamo il codice macchina, che sono le istruzioni che il nostro processore capisce, che permette di spostare i dati qua e là, accedere alle periferiche e fare molto altro, tipo operazioni matematiche anche piuttosto complesse alcune volte. In realtà ci sarebbe prima anche un altro strato, ma l'ho voluto saltare perché secondo me non faceva parte di questo video, o meglio, ne poteva far parte, ma poteva distrarre dallo scopo di questo video, che è fare una panoramica di quello che è un sistema operativo e quale ruolo copre all'interno dei nostri computer. Sopra al codice macchina abbiamo il sistema operativo, poi abbiamo i programmi di sistema e infine abbiamo i programmi degli utenti, ovvero le applicazioni. Secondo il nostro amico Tannenbaum,
un sistema operativo è tutto quello che gira in kernel mode, che viene anche chiamato supervisor mode. Il suo ragionamento per fare questa distinzione è il seguente. Lui dice: se per caso a te non ti piace un programma o un utility di sistema, un utente, un programmatore, se vuole, se ne fa uno tutto suo e lo sostituisce. Tuttavia un programmatore o un utente non può farsi il proprio clock interrupt handler e sostituirlo a quello del sistema operativo, perché quello gira in kernel mode. Tuttavia la realtà è ben diversa e anche lo stesso Tannenbaum lo riconosce. In alcuni sistemi operativi ci possono essere delle funzionalità, tipo quella di cambiare la password, che nonostante sia una parte del sistema operativo, gira in user space. In alcuni sistemi operativi il file system gira in user mode. Quindi, a questo punto, con i sistemi operativi moderni, non è facile tirare una linea su dove finisce un sistema operativo e dove iniziano le utility del sistema, perché quella del kernel mode e user mode non è sempre una linea di demarcazione netta e corretta. Adesso facciamo una panoramica dei concetti di base di ogni sistema operativo e su ognuno di questi concetti di base farò un video dedicato e quindi questi li vedrete nelle settimane successive. Abbiamo i processi. Un processo è definito come un programma in esecuzione e questo già in qualche modo penso che lo sappiamo tutti. Tuttavia, perché si chiama processo e non programma in esecuzione? Perché il processo lo dovete vedere da un punto di vista implementativo da parte del sistema operativo, che è spesso una struttura dati. Questa struttura dati contiene gli indirizzi di memoria del text segment, data segment e dello stack di ogni processo. Se volete approfondire il concetto di stack, ho fatto un video dedicato. Questo qua. Allora dovevo ricascare. La struttura dati di un processo contiene anche informazioni sui registri e quali risorse gli sono state allocate a quel processo. Un sistema operativo multitasking, come oramai lo sono tutti i sistemi operativi moderni, possono gestire diversi processi in esecuzione contemporaneamente e ogni processo ha una sua bellissima struttura dati carica di tutte quelle informazioni che vi ho appena citato. E dove vengono messe queste strutture dati di ogni processo? Vengono semplicemente messi in quella che viene definita la tabella dei processi, che all'interno di un sistema operativo spesso viene implementata o come un array o come una lista linkata. E guarda caso, sulle liste linkate ci ho fatto pure un video dedicato. Questo qua. Quando finite questo, potete andarlo a recuperare. Adesso parliamo di deadlock, o di stallo in italiano. Il deadlock è una situazione in cui due o più processi sono bloccati perché per qualche motivo vogliono accedere alla stessa risorsa e quindi restano in attesa perenne. Lo scopo di un sistema operativo è quello di prevenire situazioni di stallo e quando non ci riesce deve cercare di risolverli. Un altro concetto fondamentale all'interno del sistema operativo è la gestione della memoria, perché i processi che sono in esecuzione, anche i processi stessi del sistema operativo, stanno in memoria centrale, anche volgarmente conosciuta come RAM. Si usa la RAM perché è molto più veloce di un hard disk o di un SSD. In virtù del fatto che la RAM è veloce, ha un certo costo, quindi è stata da sempre considerata una risorsa limitata che va gestita molto bene. Le parti del sistema operativo che vengono eseguite in kernel mode possono vedere tutta la memoria, mentre un processo che viene eseguito in user mode può solamente vedere una porzione della memoria a lui assegnato. E questo viene garantito grazie al Memory Management Unit, di cui ne avevo già parlato anche di questo in quest'altro video. Andatelo a ripescare. Adesso parliamo del file system, che è un componente molto importante di ogni sistema operativo. Infatti permette di gestire i dischi di archiviazione di massa mediante una struttura gerarchica fatta di file e directory, volgarmente anche chiamate cartelle. Ogni processo, tra le altre informazioni presenti all'interno della sua struttura dati, contiene un riferimento alla sua working directory, che viene vista dal processo come punto di partenza per accedere ai file del sistema operativo, a meno che il processo inizi a utilizzare percorsi assoluti. Ma se utilizza percorsi relativi, sono relativi alla sua working directory. Adesso prendiamo ad esempio i sistemi operativi Unix e Unix-like, perché questi fanno una cosa molto figa con i file, perché permettono di accedere all'hardware
astraendolo in modo tale di farli sembrare dei normalissimi file. Infatti, i dispositivi sono visti dal sistema operativo Unix come dei file speciali all'interno di una speciale directory, spesso chiamata slash dev, e questi file speciali possono essere di due tipi: block special file e character special file. Un block special file lo si fa per quei dispositivi che permettono un accesso casuale. Invece, i character special file vengono creati per quei dispositivi che inviano e ricevono uno stream di dati, ad esempio la porta Ethernet. E perché questi tipi di sistema operativo fanno questa cosa, ovvero astraggono l'hardware come se fossero dei file? Molto semplice. Perché così facendo non si devono creare delle nuove funzioni per usare quell'hardware e si possono utilizzare le classiche funzioni per leggere e scrivere un file. Quindi dal punto di vista del programmatore è molto semplice. Un altro concetto molto importante per ogni sistema operativo è la sicurezza. Qua non si parla specificatamente di antivirus, firewall, anche se comunque alcuni sistemi operativi possono avere queste funzionalità. Ma parlo di sicurezza un po' più a basso livello, come per esempio consentire l'accesso agli utenti mediante l'uso di una password, avere accesso ai file di lettura e scrittura e la crittografia dei file system. Per esempio, io per i miei hard disk portatili utilizzo per esempio la crittografia, ce l'ho tutti crittografati. Infine abbiamo l'ultimo concetto di base, ovvero l'hardware. Ma su quello c'è talmente tanto da dire che ci farò un video dedicato, che ve lo ritrovate tra 2 settimane. Adesso andiamo a vedere le tipologie di sistemi operativi. Il nostro amico Tannenbaum usa un termine bellissimo, lo chiama lo zoo dei sistemi operativi. La prima tipologia sono i sistemi operativi mainframe. Per capire cosa fanno questi sistemi operativi è meglio spendere 2 parole su cosa siano i mainframe. I mainframe sono computer dedicati al processamento dei dati e orientato alle transazioni. Non vanno confusi coi supercomputer, quelli che vi ho fatto vedere 2 settimane fa nell'ultimo video di Under the Hood. I mainframe sono computer che sono specializzati per eseguire diversi job allo stesso momento, che necessitano di tanto e tanto input-output e devono fare tutte queste cose per una marea di utenti. I mainframe vengono spesso usati in ambito aziendale, quale banchi, governi e anche compagnie aeree. Un esempio di un sistema operativo moderno per mainframe è ZOS della IBM. Poi abbiamo i supercomputer. E i sistemi operativi dei supercomputer ne ho già parlato in questo video. Andatevi a ripescare, quindi passiamo avanti. Adesso parliamo dei server. Infatti lo scopo di un server è quello di fornire servizi agli utenti molto spesso attraverso la rete. Tra i vari servizi abbiamo quello dei file, quello per la stampa o quello per le pagine web. I sistemi operativi per i server li conosciamo un po' tutti. Abbiamo Unix, Linux e le versioni di Windows dedicate a questo scopo, tipo Windows Server 2022. Poi abbiamo i sistemi operativi per i personal computer. E anche questi penso che li conosciamo un po' tutti. Tra quelli che ho appena citato poco fa, non possiamo dimenticare macOS. Infine abbiamo i sistemi operativi real time. Quei sistemi operativi sono fortemente caratterizzati dal fattore tempo, dove i vari task del sistema operativo devono essere eseguiti assecondando dei vincoli temporali. La variabilità nel completare un task di un sistema operativo si chiama jitter ed esistono 2 famiglie di questi sistemi operativi real-time, hard real-time e soft real-time. Un sistema operativo real-time ha un jitter molto basso, mentre quelli soft real-time possono avere un jitter più elevato. In un sistema operativo hard real-time, i task completati al di fuori dei vincoli temporali è considerato un errore non da poco, invece è più tollerabile in un sistema operativo soft real-time. Tra i vari sistemi operativi real-time abbiamo VxWorks e QNX, in sostanza è BlackBerry. Infine abbiamo i sistemi operativi per computer embedded. I dispositivi embedded sono computer integrati dedicati a uno scopo ben specifico, tipo i bancomat, le stampanti e così via. In queste categorie di dispositivi possiamo avere sistemi operativi real-time, ma ci sono anche distribuzioni Linux dedicate. Tra gli altri sistemi operativi embedded non dimentichiamoci quelli per i nostri smartphone e tablet, quali Android, iOS, iPadOS, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, pinguini! Penso che è meglio che per oggi mi fermo qua, ma come vi dicevo, questo è l'inizio di una lunghissima
serie di video in cui andrò ad esplorare ognuno dei concetti di base che ho accennato in questo video. Se vi è piaciuto questo video, fammelo sapere con un like e commentate qui sotto. Detto ciò, io vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo tra 2 settimane col prossimo video di questa serie in cui andrò a parlare di hardware. E quindi, alla prossima! Ciao Kilo!